Buonasera cari amici, benvenuti a Dopo Cena, ben ritrovati. Come sempre vi offriamo il talk show del martedì sera con argomentazioni le più svariegate e anche le più interessanti possibili al momento. Una di queste è perché stagionalità riguarda il vino, quindi l'enologia, e noi abbiamo un graditissimo ritorno, quindi i divani rossi, lo introduco subito ma non hai bisogno di alcuna presentazione. Otello Renzi, sommelier, grazie, enogastronomo, ambasciatore dei vini marchigiani in Italia e nel mondo, profondo conoscitore del territorio, non solo in ambito enologico, ma anche proprio di produzione di eccellenza. Quindi Otello Renzi è il portatore dell'eccellenza marchigiana. Insomma. Otello, allora, vendemmia è ultimata, si stanno già iniziando a fare i primi sversamenti, fra un po' ci sarà il novello, insomma, quindi la vendemmia, insomma, possiamo fare un cappellino, insomma, com'è andata? Una vendemmia eccezionale quest'anno, lo dicono i produttori in primis, sono molto contenti di questo agosto sano, con un bel sole. Anche con un fogliame che non ha, un fogliame della vite che non ha reso l'acino troppo colorito e anche a volte si dice un po' cotto, ecco, abbiamo una vendemmia che si prospetta storica, nel senso che abbiamo questo 2015 da mettere via in cantina, soprattutto per i rossi naturalmente, che hanno un grado zuccherino proprio dato dall'acino che poi sappiamo si trasforma lo zucchero in alcol, e anche per i bianchi. Perché per i bianchi? Perché dopo agosto c'è stata anche questa escursione un po' termica, l'escursione termica è tra il giorno e la notte, no? Quindi la notte abbiamo avuto delle buone basse temperature e di giorno ancora sole. Questo fa sì che l'acino possa sviluppare poi e nelle varie fermentazioni dei profumi straordinari sia per i bianchi che per i rossi e anche per i rosati che stanno arrivando bene sul mercato dopo anni un po' di oblio. Per quello che riguarda il novello, mi dicevi, il novello soffre, sta soffrendo perché? Perché è poco richiesto. Si ha una stagionalità breve del novello, uscirà a novembre, 9 novembre. Il novello è un po' difficile da fare, ci vuole un'attrezzatura apposta per farlo, c'è presenza di carbonica, la gente pensa che sia un vino minore, invece non lo è, è un vino che ha bisogno, pensa che nella fermentazione c'è il grappolo intero e quindi il grappolo intero deve essere sanissimo. Quest'anno abbiamo uve sanissime, l'ho dimenticato, ed è una cosa importantissima questa. E nel novello poi in presenza di carbonica in poco tempo si ha questo vino fresco che ha un profumo proprio vinoso, si dice, quando si entra in cantina è come sentire il mosto che è in ebollizione, quel profumo lì. Il novello ha anche un altro problema grosso, che sono i costi. Questa attrezzatura, questa presenza di carbonica fa sì che non si può scendere sotto certi costi. E quindi da una parte poco mercato, dall'altra molti costi, poche cantine lo fanno. Ecco, è passato il messaggio negli anni passati che il novello fosse un vino di pronta beva, insomma, facile da usare, castagne, due robe così sulla tavola e via. In realtà i francesi, tu me lo insegni, ci hanno costruito tutto un mondo attorno al Beaujolais, insomma, perché da noi non è mai partita questa cosa? Ma i francesi sono arrivati prima e sono arrivati molto bene, nel senso che da loro non si fa novello in ogni parte della Francia come da noi lo si fa dal Piemonte fino a Pantelleria. Loro hanno questa zona che è il Beaujolais, e nel Beaujolais c'è questo vitigno adatto che si chiama Gamay per fare il novello.
E questo è un'immagine forte che loro ancora hanno, e da noi invece si è provato, per necessità anche economiche, anche in mettere sul mercato delle uve magari che col novello non c'entravano proprio tanto. Teniamo conto che anche noi, nella nostra provincia, nella provincia, qui entriamo un po' nelle Marche, nella nostra provincia abbiamo una denominazione d'origine controllata, proprio che si chiama Colli Pesaresi Rosso Novello, ed è una DOC. Pochissimi, fino a poco tempo fa, una cantina la faceva. Questa DOC è fatta con Sangiovese. Ti assicuro che quando, negli anni migliori, questo vino si poteva ancora degustare fino a maggio, fino a giugno. Nella credenza popolare il novello finisce col Natale, no? Quindi a Natale con le castagne, dicevi, o la cena di Natale, poi finisce lì. Se tenuto bene, un buon novello può raggiungere il maggio o giugno dell'anno successivo, e un abbinamento straordinario anche con un brodetto di Fano o con un sardoncino scottadito. Abbiamo scoperto nuovi utilizzi e nuove prospettive per il novello, quello giusto, come diceva giustamente Otello, e quindi insomma si aprono ventagli nuovi. Qui nell'immagine che ci hai portato abbiamo la mappatura delle DOC nella nostra regione Marche. Sì, noi abbiamo tra denominazioni di origine controllata e denominazioni di origine controllata e garantita, abbiamo 20 denominazioni, più una IGT, indicazione geografica tipica, che è Marche IGT. Allora, per l'Europa tutto questo dovrebbe essere racchiudere nella DOP, denominazione origine protetta. Noi comunque continuiamo a valorizzare le nostre DOC e le nostre garantite. Garantita ne abbiamo 5 che sono molto importanti. Garantita vuol dire che c'è oltre a una verifica della DOC, quindi certe caratteristiche devono assolutamente essere in sé nel disciplinare della DOC, nella garantita c'è un'altra verifica proprio in imbottigliamento. Ed è, direi, riconosciuta comunque dalla comunità europea. Le 5 garantite praticamente sono la più vecchia è la Vernaccia di Serra Petrona. La famosa Vernaccia di Serra Petrona. Poco conosciuta. Esatto. Fra l'altro adesso ci sono delle manifestazioni, è cominciato a passimenti aperti, perché la Vernaccia di Serra Petrona è l'unico spumante che ha 3 fermentazioni, quindi alcolica, malolattica, e poi c'è un ripasso con le uve appassite che si mettono adesso sui chiodi, anche bello andare a vedere. E poi ci sarà la vendemmia, una rifermentazione con queste uve appassite che avranno luogo nell'anno nuovo. E quindi grandi profumi. Mi piacerebbe, ad esempio, fare una serata con solo Vernaccia di Serra Petrona, proprio perché allora possiamo iniziare con una Vernaccia di Serra Petrona, quindi spumante secca, poi un Serra Petrona, che è una DOC invece, che è quieto, un vino da grandi arrosti, e finire invece con una Vernaccia di Serra Petrona dolce, con dei biscotti magari alla Vernaccia, che potrebbe essere una serata importante. Oltre alla Vernaccia di Serra Petrona, mi sono dilungato perché è la più vecchia e forse la meno conosciuta, abbiamo il Conero, Riserva, che è proprio nella zona del Monte Conero, questa protuberanza che va verso il mare, e se andate sul Conero potete vedere anche questi terreni che sono calcarei, bianchi, quindi una grande mineralità di questo vino. E poi abbiamo il Verdicchio, Verdicchio di Matelica Riserva, Castelli di Iesi Verdicchio Riserva. Riserva vuol dire che c'è un grado in più, e questo vino va in commercio dopo 18 mesi dalla vendemmia. Quindi la Riserva è un emblema, fra l'altro
non scordiamo che il verdicchio ha da 2-3 anni è il vino bianco più votato dalle guide in Italia. Quindi è il bianco più importante d'Italia e noi ci dobbiamo credere su questo. Ho detto Verdicchio di Matelica Riserva, quindi una zona molto particolare sotto l'Appennino, e questa vallata, l'unica vallata che corre parallela all'Appennino, è una vecchia vallata dove anticamente c'era un mare interno, salino. Ecco perché la mineralità del Verdicchio, ecco perché se andate a Matelica c'è ancora il Museo dei Fossili per far capire che lì c'era un mare interno. E poi il Verdicchio di Castelli di Iesi, che è la DOC, invece nella garantita è Castelli di Iesi, parte con Castelli di Iesi proprio per identificare il territorio, per valorizzare il territorio. Dopo questo c'è l'Offida, la quinta garantita. L'Offida è questa cittadina molto carina in provincia di Ascoli Piceno, dove si fa anche il tombolo, e l'Offida oggi va molto bene perché ci sono delle uve, dei vitigni, dei vini che sono molto graditi. Il Passerina, quindi Offida Passerina, Offida Pecorino, Offida Rosso, sono le garantite. Ecco, noi marchigiani dobbiamo assolutamente mettere davanti Castelli di Iesi, Offida, perché poi il Passerino e il Pecorino lo si fa anche in Abruzzo, e invece se mettiamo Offida vuol dire che è proprio marchigiano. Lo identifichiamo come. Queste sono le cinque garantite. Poi ci sono tutte le altre DOC che insomma da nord a sud della regione, ma la cosa più importante è che veramente le Marche non hanno seguito la moda della chardonizzazione, cioè dei vitigni a livello mondiale e internazionali, mentre invece hanno perseguito il miglioramento dei vitigni autoctoni. Ho parlato di Vernaccia Sierra Petrolo, ho parlato di Verdicchio, non ci sono praticamente Passerina, Pecorino, non ci sono questi vitigni in altre parti d'Italia e del mondo. E quindi se vogliono sentirlo devono venire qua, oppure c'è una bella esportazione adesso dei vitigni. È stata una scelta intelligente questa. È stata veramente una scelta dei viticoltori, dei produttori, molto intelligente, fatta una ventina d'anni fa, e adesso ripaga. Perché ripaga? Perché è inutile mettersi sul mercato facendo Chardonnay o Sauvignon e lo trovi in Cile, in Australia e in Sud America o in Sud Africa. Noi abbiamo dei vitigni nostri, autoctoni, che sono veramente... nella provincia di Pesaro, ad esempio, c'è il Bianchero del Metauro, che è un clone del Trebbiano, però Biancame lo trovi qua. C'è il Pergola, ad esempio, che è un vitigno aleatico. Pensa che solo qui a Pergola e l'Isola d'Elba, è una piccola parte del sud d'Italia, troviamo l'aleatico, che è un vino rosso molto profumato, con pochi tannini, si abbina addirittura anche col pesce. E poi c'è questa cosa dei Colli Pesaresi, no? Colli Pesaresi, qui bisogna parlare assolutamente di due cose che sono sul... tanto noi siamo a Fano, quindi molte persone conoscono il San Bartolo, no? Questa panoramica dove per 3 anni ci hanno fatto passare il Giro d'Italia. Una ragione ci sarà, oltre che la bellezza di questa falesia. Ma ci sono due vitigni che non ha nessuno, ormai sono diventati... Uno è l'Albanella. E l'Albanella praticamente non ha niente a che vedere con l'Albana, è un vitigno che troviamo qui sul San Bartolo. E l'altra cosa è un vitigno internazionale, ma ormai da 200 e più anni c'è il Pino Nero. Il Pino Nero. Fra l'altro io ce l'ho anche qua, ecco, guarda. Pino Nero, portato qui dai soldati di Napoleone, più di 200 anni fa. E questo ormai è diventato un vitigno autoctono,
e ha un valore importante perché comunque anche qui, siccome le vigne sono vicino al mare, anzi sul mare, c'è un'escursione termica proprio adatta a questo vitigno. E poi comunque c'è Sangiovese, quindi Colli Pesaresi e la DOC, c'è Sangiovese, c'è il Bianco, c'è anche il Pino Nero, come dicevo. Beh, questa è la provincia, quindi abbiamo tre DOC. Guarda caso, nella provincia di Pesaro abbiamo tre DOC e tre DOP. E tre DOP, no? Quindi insomma. Quindi il prosciutto di Carpegna, la casciotta d'Urbino e l'olio cartoceto. Ma dobbiamo sapere che in tutte le Marche praticamente ci sono quattro DOP in tutto e tre ne abbiamo noi. Quindi, nella provincia di Pesaro. L'altra è in provincia di Ascoli, che è l'oliva tenera ascolana, esatto, del Piceno, insomma, sia farcita che così marinata. Beh, questo per quello che riguarda la provincia di Pesaro. Poi velocemente andiamo in provincia di Ancona, molto vicino a noi c'è la Lacrima di Morodalba, ad esempio, che piace tantissimo, ha bisogno però dei abbinamenti molto particolari, perché c'è bisogno di una carne o carne profumata di sé, tipo agnello castrato, oppure una carne aromatizzata, molto aromatizzata. Per quello che riguarda poi la provincia di Ancona, naturalmente il verdicchio la fa da padrone, e il vino che si porta all'estero come vino. Devo anche dire che quando si fa promozione di un territorio, prima di tutto arriva il vino, ecco. E poi tutti gli altri prodotti arrivano dopo, a ruota. E quindi questo è dopo il vino, e il vino per noi è più importante sicuramente, anche per le sue caratteristiche organolettiche, è veramente il verdicchio. Poi nella provincia di Ancona c'è il Conero, il Rosso Conero, come abbiamo detto, quindi Lacrime di Morodalba, e siamo poi sul Fiumesino, c'è questa DOC poco conosciuta che è proprio Lesino. Lesino è un vitigno montepulciano. Poi nella zona ancora sopra c'è il verdicchio dei Castelli di Esi, di Matelica, che si rapporta con Macerata, perché il verdicchio di Matelica è un po' sulle due sponde. E proprio tra l'altro, a proposito di verdicchio, ad Acqualagna in questi giorni si tiene, in queste settimane, la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, dove insomma come ambasciatrice proprio del verdicchio c'è stata Elisa Di Francisca, la schermitrice proprio jesina, sì, mondiale. E è mondiale, che insomma che porta questa immagine di questo vino così insomma importante per noi nel mondo insomma. Quindi insomma è stata... Sì, ad Acqualagna è una bella vetrina, soprattutto per i vini della provincia di Pesaro Urbino, e poi c'è qualche passaggio di vini piceni e anche naturalmente il verdicchio. È una bella mostra, perché comunque io anche ieri ho visto che c'era gente un po' di tutta Italia che viene per... vedere il paesaggio, per sentire il tartufo, anche se quest'anno ha un po' di problemi sulla qualità e anche sul prezzo, perché siamo un po' troppo in alto. E comunque per quello che riguarda gli abbinamenti, ad esempio col tartufo, vanno benissimo i nostri Bianchello del Metauro, il nostro verdicchio, perché fa esaltare assolutamente il tartufo bianco. Se abbiamo il tartufo nero, in pratica molto spesso lo abbiniamo della carne, al filetto, eccetera, e allora possiamo usare anche con dei rossi, però non dobbiamo mai uccidere queste tagliatelline con il tartufo, questo uovo preparato con due fettine bianche. L'esaltazione è assolutamente con i vini nostri bianchi. Ecco, hai detto all'inizio di puntata che insomma quest'anno, il 2015, sarà per i rossi un'annata da cerchiare con la penna rossa nel calendario. Invece per i bianchi come si prospetta? I bianchi hanno una gradazione un po' alta, sicuramente. Per via del sole? Per via dell'apporto zuccherino, quindi questo acino che col sole ha acquisito molto zucchero,
e poi in fermentazione cede alcol. Allora, però non dobbiamo essere troppo rigidi sull'alcol. L'alcol, prima di tutto, abbiamo bisogno dell'alcol nell'armonia della degustazione, nell'armonia del vino. Non è difficile e non è problematico avere un vino troppo alcolico o troppo alcol se dall'altra parte comunque abbiamo una bella acidità, una bella freschezza. Certamente viene inibito l'alcol o comunque viene armonizzato proprio dall'acidità. È chiaro che se un vino supera i 13 gradi e mezzo e i 14 bisogna averne poco, ecco. Cioè bisogna avere l'accortezza di assolutamente degustarlo in un modo giusto e non berne troppo. Questo è importante, da noi purtroppo ancora non c'è quello, quando si va via in compagnia non c'è quello che dice io non bevo per... No, bevono tutti purtroppo e questa è un po' la nostra cultura, ma stiamo attenti, insomma, ecco, usiamo anche, non so, i taxi, usiamo mezzi qualcosa pubblici, perché è importante e anche sentire il vino che ha una bella alcolicità, una bella acidità, è comunque un grande vino. E perché perdercelo, insomma, adesso... Certo. È chiaro che la patente vale di più, cerchiamo di mediarle queste cose. Poi tu sei sempre solito ripetere, quando parli di vino, che il vino non è una bevanda, è un alimento. Sì. E non ci si disseta con il vino. Ormai io questo l'ho imparato. L'hai imparato perché lo dico ai giovani, quando vedo un po' di giovani, dico guardate, non si disseta, non ci si disseta col vino. E lì mettiamo un po' di pepe su queste cose. E il vino è veramente un alimento che si sposa alle nostre preparazioni e come alimento si abbina proprio al piatto già preparato e nel migliore dei modi per costruire un'armonia, ecco. Un'armonia di bocca che andiamo a cercare. Insomma, noi abbiamo una cultura su questo, noi italiani abbiamo una cultura e dobbiamo portarla avanti. Il mondo viene da noi per capire questo. E ho fatto un corso per canadesi, non avevano assolutamente capito a che cosa serviva il vino. Ecco. Cioè, non hanno capito. Sì. Può essere un'altra bevanda, ma il vino non è una bevanda, insomma, ecco, è una grande, grandissima cultura che noi abbiamo. Sulla tavola ha una funzione ben precisa, giusto? Ha una funzione ben precisa e praticamente quando ci si approccia al vino, se siamo tra amici, insomma, sei il padrone di casa, sentilo tu il vino prima di darlo agli amici, se è a posto, se è preparato, se è la temperatura giusta, allora lo puoi servire. Se siamo al ristorante, scegliamo il vino che abbia un rapporto anche qualità-prezzo, non è detto che i vini più cari siano sempre più buoni. Ecco. E su questo ci vuole una cultura, chiaramente, che ci può permettere di fare degli abbinamenti giusti. Se il proprietario del locale, non c'è un sommelier, eccetera, non te lo può proporre. Anche lì, ad esempio, la preparazione, la formazione. Io se fossi un ente pubblico farei formazione. Sì. Noi dobbiamo formare i nostri locali, perché oggi sembra che va male l'industria, va poco bene un altro settore, mi butto nella ristorazione o nel vino o nella preparazione di pizza o quant'altro, comunque nella somministrazione, sembra che le cose siano facili, distanto vedo i soldi tutti i giorni. Non è così, non è così. Oggi bisogna essere veramente preparati per affrontare questo e di solito molto i clienti o per le televisioni o per la carta stampata sono molto preparati e molto spesso capita che ti mettono in difficoltà se tu non sei pronto. Quindi e allora che razza di figura fai? Fai brutte figure. E poi, insomma, basta insomma, seguire qualche appuntamento insieme a Otello Renzi per capire la bellezza anche che alle volte un bel vino può regalare con la sua eleganza, col suo bouquet,
con le sensazioni che dal bicchiere ci pervengono. Però per fare questo, come dicevi tu, bisogna avere un minimo di tecnico, un minimo di conoscenza. Sì, bisogna avere accortezza, cioè quando si mette al palato un cibo lo si deglutisce, ma dopo un po' si prende il vino, si mastica un pochino il vino per lambire tutto il cavorale e poi non diciamo, ma questo vino non va tanto bene, magari sento solo la preparazione, solo il cibo e non sento magari il vino, o viceversa, il vino è troppo importante, non sento. Ecco, aspettiamo 10-15 secondi, se abbiamo una bocca pulita che ritorna allo stato iniziale, proprio pulita, non sentiamo né la preparazione né il vino, vuol dire che l'abbinamento è perfetto. È perfetto, questo è un consigli per gli acquisti, Otello ne ha a migliaia, questo era uno importante quando insomma usiamo insomma, le nostre papille gustative per recepire i sapori, insomma, abbiamo questo tempo insomma, di latenza che ci deve dire se l'abbinamento è giusto o no. Se uno prevale sull'altro vuol dire che qualcosa non sì, è... Ci sono ecco, anche delle curiosità, no? Io inviterei anche adesso, magari nella parte autunnale, invernale, anche andare nelle nostre nell'entroterra, nelle nostre cittadine piccole dove ci sono anche vedere dei monumenti, anche vedere queste posti dove sono c'è bellezza, ecco la bellezza, no? A volte si dice. E poi noi abbiamo dei vini sconosciuti, dici ma come, questa è una DOC, non so, mi riferisco, siamo ad esempio a Macerata, il Colli Maceratesi, il Ribona ad esempio, Ribona che è un bianco. Ammetto, non lo conosco. Un bianco che ha in questo momento successo ed è, il vitigno è tutto maceratino, quando è tutto maceratino dentro, che è un vitigno bianco, e si può chiamare Ribona. Guarda, un vino da pesce, anche da arrosti di pesce, molto interessante. Ricordatevi questo nome, se volete magari trovare una nuova sensazione o anche insomma, fare una bella figura, chiedete un Ribona se c'è insomma, scoprirete un vino nuovo. Ho 2 minuti per... presentarci qualcosa che ci hai portato qui, visto che le hai portate, le bottiglie, sì. Cosa ci puoi segnalare di questo parterre? Ho cercato di portare un po' di vini marchigiani, qua, non sono tutti, però alcuni sono molto conosciuti come il Verdicchio, il Bianchello, un Pergola naturalmente, un Conero e ancora Verdicchio, alcune case che abbiamo qui nella zona, anche noi nella nostra provincia siamo veramente pronti. Io direi che i nostri produttori hanno fatto un bel salto in avanti, anche nella nostra provincia. Il problema della nostra provincia è che non ha grandi cantine, quindi sono tutti piccoli produttori che però si sono attrezzati, hanno la cantina giusta, le temperature controllate e anche delle belle etichette. Vorrei finire con 2 cose importanti. Una è che c'è anche da noi una riscoperta di vecchi vitigni portati avanti da un vecchio signore che non c'è più dall'anno scorso, che si chiama Bruscolini, fra l'altro era un vostro collega perché era direttore della RAI di Ancona e anche del direttore della San Marino, Tele San Marino. E lui portò avanti questo vitigno che si chiama Famoso. E lui è di Urbino. Che è una terra. E il Famoso poco... viene proprio da Urbino. Dice, ma questo vino come si chiama? Famoso. Questo vitigno, se ve lo invito a sentire perché ha dei profumi molto dolci di acacia, di mughetto, di pera, angelica, ed è piacevolissimo. Ce l'abbiamo solo noi, dobbiamo portarlo avanti. L'altra cosa è la spumantizzazione. Vorrei fare brevemente, quando andiamo nel bar io sento ancora dire mi dai un prosecchino, un frizzantino, poi gli danno un bianchello, un verdicchio,
quello non si muove per niente, voleva solo una bollicina. Esatto. Allora, quando chiediamo bollicine, cerchiamo di chiedere bollicine marchigiane. Allora, uno spumante può essere di verdicchio, di passerino, di pecorino, di bianchello, di vernace di Serra Petrona, di lacrima di Moro d'Alba. Noi abbiamo tanti spumanti, non abbiamo prosecco. L'uva prosecco viene dal Veneto, una piccola parte del Friuli. Non dico che il prosecco non è buono, ci piace, mi piace, però per valorizzare il nostro territorio ce l'abbiamo anche noi, ce l'abbiamo anche noi. Abbiamo uno spumante di verdicchio che è strepitoso, veramente da paragonare in questo caso ai grandi champagne, perché c'è una riduzione dentro che adesso non vi spiego, vabbè, però insomma, merita moltissimo. Ecco, quindi quando andiamo al bar o in ristorante eccetera, non chiediamo prosecco per chiedere bollicine, chiediamo spumante marchigiano. Valorizziamo il nostro territorio, e abbiamo anche imparato due vini nuovi, importante, famoso, e l'altro era quell'altro vino poco conosciuto che hai citato prima. Il Ribona. Famoso e Ribona. Ricordatevi questi due nomi, queste due perle che ci ha regalato Otello Renzi, che ringraziamo. Grazie Otello per la tua vastissima conoscenza e per regalarci sempre sfumature inaspettate del vino. E quindi consumiamo marchigiano, consumiamo le nostre DOC, i nostri vini, valorizziamo il nostro territorio, e quando vogliamo una bollicina ce l'abbiamo anche noi, no? È giusto? Grazie, sì, molto bene. Bene, per questa puntata così golosa e così, insomma, enologicamente parlando stimolante, è tutto. Grazie per averci seguito. Io vi ricordo che questa puntata e tutte le altre puntate di Dopo Cena le potete trovare sul nostro sito di Fano TV, e anche se volete comunicare con noi avete a disposizione la pagina Facebook di Dopo Cena e anche la nostra mail dopocena@fanotv.it. Grazie per essere stati con noi, buona serata, ciao, alle prossime.